Il comune di Montemurlo potrebbe accollarsi la spesa per lo smaltimento dei rifiuti che giacciono abbandonati in Piazzale dell'Oio a Oste dallo scorso dicembre. Si tratta di parte del contenuto della ditta tessile bruciata lo scorso 17 dicembre, portato fuori dai vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente e attaccassero i capannoni vicini. Il comune ha emesso un'ordinanza di bonifica sia nei confronti del proprietario della ditta che di quello dell'immobile che rispondono in solido. Ad oggi niente si è mosso. In questi 6 mesi di attesa, la montagna di scarti tessili è cresciuta ulteriormente a causa di continui abbandoni abusivi. Tra pochi giorni l'ordinanza scadrà e se niente cambierà sarà il comune che provvederà a ripulire l'area, rimettendo poi il conto all'uno o all'altro soggetto responsabile. Il conto si prevede salatissimo perché i rifiuti potrebbero essere contaminati da amianto. Evidente, sono rifiuti che provengono da un incendio, quindi possono essere contaminati e quindi devono essere rimossi con delle modalità molto precise e perfette dal punto di vista ambientale. Ormai siamo prossimi all'ulteriore scadenza appunto di questa ordinanza sindacale, quindi fin dai prossimi giorni si dovrebbe effettivamente conoscere quello che è l'esito da parte dei soggetti cosiddetti responsabili insolidi sulla base della normativa, se questa rimozione avverrà oppure no. Nel caso in cui non avverrà, lo abbiamo già detto chiaramente, e a parte la norma stessa che ce lo richiede, come amministrazione chiaramente a un certo punto interverremo direttamente e ci sostituiremo in danno nei confronti di questi soggetti, quindi faremo noi questo tipo di intervento e in quel caso chiaramente dovremo andare poi a recuperare le somme di questa spesa nei confronti dei soggetti responsabili. Si parla, visto che c'è una possibile contaminazione, di una somma superiore ai 100.000 euro.